Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, stasera questo video lo faccio perché è uscita una nota dei gruppi organizzati da Curva Nord, i nostri ragazzi, insomma, tutti quelli che tifano Pisa, io compreso. E quindi mi premeva leggervi e farvi sapere, ma io penso che ormai a questo punto lo sappiano tutti, di questa nota che è stata, diciamo così, sviluppata dai ragazzi, dei gruppi organizzati nostri della notte. La andiamo a leggere. Vista la situazione generale, pensiamo sia arrivato il momento di dire la nostra su diversi argomenti che riguardano società, squadra e comune. Capitolo stadio: non abbiamo mai chiesto l'impianto nuovo e ci interessano relativamente, anzi per nulla, progetti che includono ristoranti, supermercati, negozi. Noi interessa vedere il Pisa possibilmente in condizioni di sicurezza e con una capienza, tra parentesi, 4.000 posti in curva, adeguata alla passione della piazza e alla storia della città, a partire dalla famosa riunione aperta al pubblico. Ci siamo espressi per una risistemazione dell'arena. Non ci ha mai scaldato il progetto nuovo, che però è stato sbandierato, pubblicizzato, promesso e venduto più volte come di imminente realizzazione. Dopo tanti anni non siamo più nemmeno al punto di partenza, siamo scivolati all'indietro, perché dopo la curva adesso ha problemi di capienza anche la gradinata. Scusate. Capitolo centro sportivo: non abbiamo mai chiesto neppure il Pisanello, con 7 campi e infrastrutture da top club. È stato promesso, addirittura descritto come preminente rispetto allo stadio. Ci saremmo accontentati di lasciare San Piero, ma siamo ancora lì. Ad oggi la situazione è questa, non ci inventiamo nulla. Capitolo squadra: nessuno ha mai messo, ha mai preteso la Serie A, né hanno parlato altri. Anche qui stiamo scivolando all'indietro. L'abbiamo accarezzata, poi siamo finiti fuori da playoff e nel momento in cui scriviamo siamo impegnati a guardare indietro piuttosto che avanti. La squadra non ha un'identità e secondo noi nemmeno un obiettivo chiaro. All'arena passeggiano più o meno tutti, con la beffa del gol al 90esimo. Scelte estive sempre da rivedere, mercati di riparazione non all'altezza dei discorsi e delle premesse. E siamo alla terza situazione dove si è detto bianco e siamo al grigio scuro, tendente nero. Infine la questione dei prezzi: tendenzialmente se offro un servizio e uno spettacolo, prima aumento la qualità di quello che vedo e dopo il prezzo, non il contrario. Lo stadio è in condizioni sempre peggiori, i risultati sono sempre più scadenti, però per andare alla partita si paga sempre di più. In trasferta ci chiedono cifre esorbitanti per i settori ospiti, ma nemmeno possiamo protestare con le altre società, perché Pisa è una di quelle che chiede di più. Per una sistemazione che dovrebbe essere popolare, virgolettato, e senza tenere conto che si va in trasferta a tutta una serie di spese, non esce di casa e paga il biglietto. Ecco, secondo noi il problema è che c'è poca attenzione a queste cose. Una comunicazione fredda, si rivolge ai tifosi come consumatori, si danno informazioni di servizio. Sabato, con il Como, centinaia di persone erano ancora fuori al fischio d'inizio. Non hanno visto il gol del Como, ma avrebbe potuto essere un gol nostro. Hanno pagato abbonamenti salati, che ha fatto il familiare con moglie e prole, ci ha lasciato dai 600 a 1000 euro quest'estate sul Pisa. E non può vedere il fisco all'inizio perché di punti in bianco, in una situazione già difficile per la squadra e per il clima e per l'orario e per i crolli della gradinata, si inaspriscono e rallentano i controlli, schierando un plotone di scelle davanti al cancello. Ma si vuole che la gente coltivi una passione e venga alla partita, si senta parte di un progetto, o che si disamori e rimanga a casa? Viene il dubbio, considerando che per problemi di capienza, se un tifoso non abbonato vuole regalarsi una partita di cartello o una in cui è libero, deve andare in gradinata e gli si alza il biglietto. Ora non può più nemmeno andare in gradinata,
e non è che gli si fa una scontistica, no, 40 euro o niente. Prima che sia troppo tardi, come gruppi organizzati della Nord, chiediamo a tutte le componenti interessate di iniziare a risolvere i problemi scavalcando le polemiche sulla responsabilità. Fate qualcosa per la città, parlate alla gente, comunicate con le persone, non le trattate da follower. Pisa non è quel tipo di piazza, qui siamo vintage. Ci piace andare allo stadio e seguire da vicino la squadra. Vorremmo una società più presente, non ci vuole tanto a tenere sull'ambiente. Vorremmo anche sentire il presidente che dicesse cosa ha in mente e se è cambiato qualcosa nei programmi. Che si facesse vedere, partecipe, e in questo modo tranquillizzasse una piazza che inizia a perdere fiducia. Troppe cose dette, poche cose fatte. Siamo entrati sabato cantando "Ci avete rotto puntini puntini" perché il sentimento è quello. Ma quella presa di posizione e questo comunicato non sono per contestare e sfasciare, sono un invito a ripartire e a darsi da fare per rimettere tutto su binari e passare all'azione su ogni fronte aperto. Se la gradinata rimarrà chiusa, tagliate il biglietto di tribuna, non sarà per sempre, e chi dovrà velocemente lavorare per ripristinare la normalità lavorerà, se no ci faremo sentire anche su quel lato lì. Gli appassionati che vengono allo stadio non saranno il fulcro del marketing, non varranno i diritti televisivi a livello economico, ma sono il patrimonio più importante che una piazza come Pisa può offrire. Curva Nord. Ecco, questo è il comunicato dei gruppi organizzati. Mi trovano d'accordo, io mi affianco decisamente a questo comunicato in tutto. Io l'ho detto più volte che la situazione è drammatica, l'ho detto nei video. Poi, ma non per sfasciare, io l'ho sempre detto, non per sfasciare, non siamo qui per chiedere la Serie A, non siamo qui per chiedere il playoff. Se arriva, arriva, se arriva la Serie A, ben venga, eccetera, eccetera. Io quest'anno l'ho detto, l'ho ribadito, l'ho detto più volte, io mi accontenterei di una salvezza comoda, perché purtroppo così, ma io l'ho detto più volte, l'avevo già vista com'era la situazione. Siamo allenatori, non sono un allenatore, ci mancherebbe altro, figuriamoci, ma le cose in campo che uno vede sono quelle, non per sfasciare, io l'ho sempre detto, ma è un'analisi che uno fa della partita, chiaro, no? Cioè, senza poi a casa tizia, a casa caio, ma avete mai sentito? No. Io ho detto sempre, bisogna dare azione regolata, bisogna lavorare, bisogna vedere com'è la situazione, eccetera, eccetera. Questo è il discorso. Quindi io mi associo in pieno, in toto, con quello che è stato scritto. Un plauso. Che dire. Va bene, e speriamo che giunga all'orecchio della società, no? Questo è il discorso. Presidente, che si faccia sentire, faccia vedere, tranquillizzi la piazza. Poi Pisanello viene, non viene, va bene, quello che è, non importa. L'importante è garantire almeno, diciamo, mantenere, no, almeno garantire di mantenere la Serie B, cioè lo status quo. Ok? Quindi non vogliamo niente di che, manteniamo lo status quo. Quest'anno è così, poi si vedrà, insomma, ecco, chi vivrà vedrà e poi si vedrà com'è. Però per ora, per quest'anno, manteniamo lo status quo, che va bene così. Detto più volte e ribadito, perché la mia paura è quella di una retrocessione, e non, no, manteniamo la situazione, ok? Bene, detto questo, per quanto riguarda lo stadio, Palazzo Gambacorti, quindi il comune di Pisa ha dato il via a lavori di manutenzione all'impianto sportivo comunale Elena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani. Si tratta di un primo intervento di risanamento delle parti in calcestruzzo del settore gradinata, affidato con una determina dirigenziale che impegna circa 32.000 euro.
scrive Palazzo Cambacorti in una nota. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Paulinelli, costruzione SRL di San Giuliano Terme, e avranno una durata di 15 giorni circa, da ultimarsi in ogni caso prima della prossima partita casalinga del Pisa Sporting Club. Contestualmente, nella giornata di domani, mercoledì 8 novembre, prenderà il via un'indagine diagnostica mediante telecamere termografiche eseguita da una ditta specializzata sul calcestruzzo e solai di gradinate e curva sud, per procedere successivamente, in caso vi sia necessità di anomalie eccetera eccetera, per gli interventi, diciamo così, costosi, non costosi, ma quello che sarà. Allora, questo è il discorso, quindi un primo intervento di risanamento, così, 32 mila euro, scusatemi, all'incirca, e poi si vedrà da farsi, insomma, ecco, vedrà da farsi, poi se è il caso di fare ulteriori interventi eccetera eccetera sul calcestruzzo, quindi quello che è, insomma, guarderanno strutture portanti, strutture portanti eccetera eccetera, insomma, quello è. Quindi c'è, l'intervento partirà da domani e va per fino a 15 giorni per un primo risanamento, diciamo, messa in sicurezza, io credo, la nota non lo specifica, ma io penso sia così, insomma, ecco, per una prima messa in sicurezza, poi si vedranno poi il resto, vedranno da farsi, insomma, se ci sarà bisogno di ulteriori interventi, come dice la nota, saranno costosi, non costosi, non lo so, io dico solo una cosa, che era l'ora, cioè, di non arrivare a questo, ecco, non si doveva arrivare a questo. Lo stadio, sono anni, ne parliamo, è stato sbandierato, plastici, fotografie eccetera, cioè, nel senso, doveva essere fatto, doveva essere già un discorso chiuso, perché lo stadio è obsoleto, cioè, al di là delle ristrutturazioni sono state fatte in tribuna inferiore, tribuna coperta superiore, il resto è roba vecchia, cioè, roba troppo vecchia. Quindi è inutile diminuire sempre, diciamo, la portata, insomma, o la possibilità, cioè, il numero di persone che possono accedere ai vari settori. Cioè, sarebbe l'ora di darci veramente un taglio, non continuare a buttare soldi in uno stadio vetusto, ma sarebbe ora di, sì, fare questo, diciamo, questo risanamento, questa messa in sicurezza per arrivare, diciamo così, quantomeno alla fine del campionato. Ma dopodiché, cioè, io direi taglio drastico e partire con un progetto serio, anche magari a settori, non so, prima la nord, perché giustamente la nostra curva è, quindi prima la nord, poi magari fatta, non so, a pezzi, non lo so, ecco, prima la nord, poi la sud, oppure prima la nord, poi la gradinata, poi la sud e via discorrendo. Diciamo, continuare a buttare soldi in uno stadio così, cioè, io lo vedo uno sperperio inutile, ma questo è un mio pensiero. Poi, insomma, vedranno dirigenza, comune, insomma, non lo so, però, cioè, questo è il discorso, cioè, quindi lo stadio ci vuole, ma proprio per un discorso che Pisa se lo merita, così se lo merita, noi ce lo meritiamo, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda il discorso squadra, la curva ci ha azzeccato un pino, tanto che lo dico, gente che passeggia, gente che prende gol dopo il 90esimo, sono opinabili le scelte, diciamo, per quanto riguarda i mercati di riparazione, come ho detto, io l'ho sempre detto, scelte opinabili, il mercato estivo che sembrava che avesse dato i suoi frutti, è vero che ci sono anche tanti infortunati, ma è vero anche che così non possiamo andare, cioè, non puoi partire con un campionato, non averci una punta, non averci, cioè, sta squadra, questi ragazzi devono trovare la via. Dobbiamo trovare la via di mettersi, scendere in campo con le idee giuste, la mentalità giusta e far vedere il valore e far vedere e far ricredere tutti, a me in primis, far ricredere tutti e a me in primis. A me farebbe solo che piacere che dal Sud Tirol in poi i ragazzi cominciano a fare un filotto di vittorie e così smentiscono tutti, ripeto, a me in primis. Che dire, io mi fermo qua, questo è un video solo, non oggi sono arrivato tardi, non ho potuto organizzare la trasmissione, ma sinceramente non basta, cioè, nel senso, io credo che il comunicato da Curva Nord abbia
detto tutto, no? Focalizzato e centrato punto per punto quelle che sono le deficienze del Pisa Sporting Club per l'anno 23-24. Io credo che a questo punto sia sotto l'occhio di tutti e non solo sotto l'occhio mio o chi partecipa con me alle trasmissioni, eccetera eccetera. Questo è il discorso. Nell'augurio veramente di fare sempre meglio, io vi ricordo una cosa: se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e date un contributo al canale. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!